Professor Ten, ma io ho paura che quando il robot sarà completato, noi avremo creato un mostro potente e pericoloso. Lui non sarà mai un mostro. Dopo quello che è accaduto oggi, tutti sanno della tua esistenza. E così io non posso più tornare all'istituto. Questo è certo, figlio mio. Tobio, sarà meglio che noi due ora ce ne andiamo negli Stati Uniti. Sì, papà. Enormi banchi di nebbia a nord-nord-est. Si muovono in direzione sud. Bene, li tenga costantemente sotto controllo e in caso di necessità modificheremo leggermente la rotta. Avviso ai signori passeggeri. La cena sarà servita fra 20 minuti. I signori passeggeri sono pregati di prendere posto ai tavoli loro assegnati. Accidenti! Tobio, che altro hai combinato? Il rubinetto! Ma quante volte ti devo dire di stare attento? Fai qualcosa! Sbrigati! Ecco fatto! Guarda come mi hai ridotto, sono tutto bagnato. Sei un vero disastro, Tobio. Quante cose hai rotto da quando siamo a bordo? 12. Tu sei un robot e non saresti dovuto salire su questa nave. Il regolamento non lo permette, ho dovuto pregare il capitano. Il minimo che potresti fare è comportarti bene. Tobio, sei senza speranza. Mi dispiace, papà. Tu adesso resti qui in cabina. Non ti porto a mangiare con me, altrimenti combineresti altri guai. Oh, professore, buonasera. Buonasera, signora. Ma dov'è suo figlio? Lui è rimasto in cabina. Mi piacerebbe mangiare con lui. Vado a prenderlo. Tobio, avanti, vieni a cenare con me. Sì, papà. Atlas, ferma quel furgone blindato. Non si fa così, Atlas. Hai sbagliato anche stavolta. Prima di dare alle fiamme il furgone blindato, devi prendere il denaro che trasporta. Quando lo imparerai, questo? Ecco, guarda qui. Questo è denaro, Atlas, e viene considerato la cosa più importante che esista al mondo. Tieni presente che col denaro puoi comprare ogni cosa, puoi avere ogni cosa. Voglio fare di te il più grande ladro dell'universo. E ora passiamo alla seconda lezione. Ti voglio vedere rapinare quel supermercato laggiù. Prendi tutto il denaro che c'è in cassa. Coraggio, vai, Atlas! Tu sei un robot! E tu sei un umano. Sei un buon a nulla, sì, questi sono degli scontrini. È una cosa assurda confondere il denaro con gli scontrini. Ah! Ah, beh, per oggi abbiamo finito. Cerca di stare più attento la prossima volta. Anche oggi è fallito, non è vero? Non ti riguarda. Vieni da questa parte, ti lavo. Che cosa ti ha detto tuo padre quando sei tornato, eh? Che io sono un incapace, un vero buono a nulla. Che non diventerò mai un robot col cervello di un uomo. Beh, credo che in questo abbia ragione, perché tu sei solo un robot.
Mi ha anche detto che mi avrebbe già smontato e fatto a pezzi se io fossi stato un robot dalle caratteristiche comuni. Sono salvo solo perché, avendo il fattore Omega, io sono molto simile agli esseri umani. Atlas, devo dirti una cosa. Non mi piace per niente quello che fai. Ogni volta che ti vedo andar via con quel farabutto di Skunk sono molto triste, perché so che tu vai a distruggere e uccidere la gente. Io faccio solo quello che mi chiede di fare mio padre. Dice che così posso diventare un vero uomo. Il padrone mi sta chiamando. È bene che vada subito da lui. Potrei venire a parlare con te stasera, Livian? Sì, ma non farti vedere da nessuno. Del whisky, presto. Sì, padrone. Il fattore Omega, che avrebbe dovuto rendere Atlas intelligente come un uomo, lo spinge invece a commettere moltissimi errori puerili. Ah, non vale niente quel suo fattore Omega. L'ho inventato io e so quello che vale. Non accetto questo tipo di critiche da te. Lei mi aveva detto che Atlas, col suo cervello simile a quello dell'uomo, sarebbe stato capace di qualsiasi impresa. A me non pare proprio. Senti, ora basta. Invece di fare lo spiritoso, cerca di ricordare che errare fa parte della natura umana. Anche attaccare gli altri uomini fa parte della natura umana. E questo Atlas lo sta già facendo. Non avere fretta, amico mio. Lascia solo passare un po' di tempo e vedrai quello che diventerà Atlas. Non è certo un robot stupido come la nostra Livian, te l'assicuro. Buono, vero? Sì. Andate in America per la prima volta? Rispondi tu alla signora. Su, coraggio. È la prima volta. Cosa gli esce la minestra dalla testa? Sì, Tobio è un robot. Io credevo fosse suo figlio. Comunque è fatto molto bene. Devo ammettere che è la prima volta che siedo a tavola con un robot. Un robot? Devo portarlo in mezzo. Ma è incredibile. Oh. Tobio, quella roba non si mangia. Si mangia solo ciò che è all'interno. Mi dispiace moltissimo. Sono desolato. Tu, in piedi. Sì, papà. Guarda che hai fatto. Scusa, scusami tanto, papà. Non voglio più che mi chiami papà. Tu non sei mio figlio, sei solo un robot. Via, vattene! Non voglio più che mi chiami papà. Non sei mio figlio, sei solo un robot. Ehi, ragazzo. Sì. Ho visto quello che è successo e devo dire che non è colpa tua. È che non ti hanno educato bene. Mio padre mi ha detto che io non sono suo figlio. Sì, l'ho sentito anch'io. Beh, che cosa ci vuoi fare, ragazzo? Sei stato ripudiato. Ripudiato? Significa che non vuole più saperne di te. Beh, c'è anche il vantaggio che ora sei libero, che puoi andare dove ti pare. Non mi sembra per niente un vantaggio, perché io non so proprio dove andare. Andiamo, non ti disperare, piccolo. Puoi venire con me se la cosa ti fa piacere. Eh? Io possiedo un importantissimo circo, un circo dove si esibiscono soltanto dei robot. Coraggio, vieni con me e ti assicuro che diventerai una stella famosa in tutto il mondo. Se ti piace l'idea, adesso andiamo subito nella mia cabina e firmiamo un bel contratto. Un contratto? Sicuro, un regolare contratto che ti garantirà in tutto e per tutto, ragazzo. Tu sai scrivere, non è vero? Sì. Ah, molto bene, andiamo allora. La 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 la. Ascolta, Atlas, tu sei molto forte. Non devi fare del male a quelli più deboli. Perché? Un vero uomo non deve farlo. Ma che cos'è un uomo? Io sono una donna, tu un uomo. La differenza è tutta qua. Mio padre è un uomo, è vero, Livian? Sicuro. Eppure lui è una persona che fa abitualmente del male ai più deboli. È sbagliato. Vedi, mio padre mi mette paura. Inoltre mi capita sempre più spesso di avere la sensazione di fare delle cose sbagliate. Io vorrei che tu fossi sempre con me, Livian. Atlas. Idiota! Ah!
Non devi sprecare le tue energie con una cameriera robot. Tu devi pensare solo alle cose importanti. Vieni con me. Te lo ripeto ancora una volta. Su quella nave c'è oro per 50 milioni di dollari e voglio che tu lo prenda. Mi hai capito bene? Ora farò in modo che affondi. Dopodiché, Atlas, tu dovrai scendere sul fondo e prendere l'oro dalla nave affondata. Ecco, guarda, dovrebbe trovarsi in questa posizione adesso. Noi tra qualche minuto gli manderemo contro una montagna di ghiaccio. Un grande piano, complimenti. Comandante, c'è qualcosa qui e sta venendo verso di noi. Sono sicuramente iceberg. Bisogna fare attenzione. Guardi, comandante. Tra un po' arriveranno gli iceberg. È molto strano, nessuno ce li aveva segnalati. Questo non ci voleva. Avvertite tutti del pericolo. Su, non ci pensare, firma subito quel contratto e diventerai presto il ragazzo più felice del mondo. Qui c'è scritto, il contratto vale a tempo indeterminato e non è prevista alcuna paga. Ma che cosa significa? Significa che tu non dovrai preoccuparti di niente. Coraggio, firma il contratto. Hai fatto la tua fortuna. Ora tu mi appartieni, ragazzo. Siamo diventati inseparabili perché nessuno potrà portarti via. Oh, la mano! Tutti i passeggeri indossino giubbotti di salvataggio! Cosa c'è? Ci sono degli iceberg davanti a noi, signore. Iceberg? Coraggio, vai! Sta arrivando un enorme. Timoniere, fai attenzione! Barra sinistra! Mando gli iceberg. Questo è un vero miracolo. Siamo salvi. Presto, allontaniamoci da qui. Chi sei? Mi chiamo Tobio. Io sono Atlas. Lieto di conoscerti, Atlas. E invece io non sono affatto lieto di conoscerti, Tobio. Stavo aspettando che la nave affondasse per prendere l'oro. Non avresti dovuto salvarla. Dai! Ma cosa ti prende? Se ho fallito, la colpa è tua. Io ero sicuro che avrei fatto tutto alla perfezione stavolta. Io non ti capisco. Senti, chi è stato a ordinarti di fare questo? Che strano. Ho l'impressione di averti già visto.
Anche se non c'è alcuna traccia di te nel mio memorizzatore elettronico, ho la netta sensazione di conoscerti, Tobio. Anch'io mi ricordo di te, anche se molto vagamente. Ecco, così impari. Ma che cosa ti ho fatto? Hai fatto fallire la mia missione, ecco che cosa hai fatto. Prendi! Ma dove vai? Fermati! Fermati! Ti spezzo il braccio! Questo significa che ti arrendi. Se avessi tutta l'energia, tu vedresti. E va bene, allora ti finisco. Tu sei molto forte. Non devi fare del male a quelli più deboli. No! La prossima volta ti finisco. Tante grazie di avermi salvato. Tobio! Tobio, dove sei? Sono qui, papà. Ecco dove sei. Vieni qui, vieni con me, piccolo. Papà. Ma quale papà? Quale papà? Che cosa dici? Così non scappi più. Ecco fatto. Tobio! 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 Sono qui, sono qui. Tobio, non è vero quello che ho detto. Tu sei mio figlio. Dove sei, Tobio? Sono qui, sono qui. Vieni, aiutami. Tobio, Tobio! Tobio, dove sei andato? Tobio, perdonami, io ho sbagliato. Ho tanta paura che si sia gettato in mare. È tutta colpa mia. Non avrei dovuto trattarlo così. Sono stato un pazzo. Tobio! Vivian, yurusanzo! Ano koukada chōkoku wo グズラボットめ、解体処分にして飾り物にしてやる。あの屋上の怪物どもと同じ、世にも醜い姿にな。それだけはお許しください。許せだと？ロボットの分際で、生みの親は俺だ、どうしようと勝手だ、来い。ビビアン、ビビアン、どこだ？ビビアン！ん？貴様、いつ帰った？この部屋へ入ってはならんと言っといたはずだ。ビビアンをなぜ寄った？ヘマをしたので仕置きをしてやったのだ。何をする？アトラスめ、変になりやがって。
ちまでやられちゃかなね。あばよ、アトラス。あんたと俺とは永久に一緒だ。次回、鉄腕アトムロボットサーカスをお楽しみに。